Oltre 2.320.000 euro di contributi nazionali e comunitari arrivati nelle casse comunali di Pesaro nel 2020. Questo è il resoconto che riguarda la città e che ha permesso diversi interventi. Fra loro Big Band, il macroprogetto da 480.000 euro che prevede corsi di alta formazione nel settore culturale e digitale destinati ai professionisti del settore, ma anche Rugbull, che ha ottenuto 347.000 euro dal Fondo Europeo Erasmus+. Fra i finanziamenti anche quello del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, oltre che contributi in tanti altri campi. Abbiamo deciso di fare questo report di fine anno per dare un po' resoconto degli obiettivi sulla ricerca di fondi comunitari e nazionali. Il dato è assolutamente positivo, importante, perché siamo arrivati a 2 milioni e 100, quindi oltre 2 milioni di finanziamenti attratti in questo anno. Parliamo solamente di, appunto, di risorse confermate in quest'anno senza diciamo altre partite maturate, e ovviamente è un dato molto importante. Pensiamo che, diciamo, nei 6 anni precedenti eravamo arrivati complessivamente a 20 milioni, ma con partite importanti come gli 11 milioni di liti, 15 milioni di bando delle periferie o i 4 milioni di liti, e quindi siamo non tanto, non solo sopra media, diciamo, ma anche con voci veramente importanti che vanno da quasi 400.000 euro per il bando Rugbull, che tiene insieme il contrasto al bullismo, l'educazione rispetto allo sport e anche le politiche giovanili, cosa a cui ha lavorato particolarmente l'assessore Mira Della Dora, e anche l'obiettivo principale che raccontiamo oggi è l'inserimento all'interno dell'Horizon 2020, che è un po' la Champions League, diciamo così, della progettazione europea, dove siamo quell'unica città, insomma noi e Milano, l'unica città italiana, assieme anche alla Fondazione ENI, ma partner come l'Università di Cape Town o l'Università di Galway in Irlanda e tantissimi altri partner europei, in questo caso particolarmente sul tema della bicipolitana e del lifestyle legato alla mobilità, e quindi questa cosa permetterà sia un primo finanziamento di 55.000 euro per promuovere e raccontare l'esperienza della bicipolitana in tutto il mondo con le altre città partner, ma poi ci inserisce in un filone principale privilegiato per la progettazione, appunto, con questi partner per progetti di struttura che possono valere anche milioni per il nostro paese. Insomma, un quadro molto importante, molto confortante, che va trasversalmente agli ambiti, dall'ambiente alla formazione, alla parte educativa, e quindi siamo molto contenti di questo risultato, quindi possiamo guardare con fiducia al futuro. È un anno in cui ovviamente abbiamo lavorato in emergenza per quello che riguarda il contrasto al coronavirus, ma i nostri uffici hanno lavorato trasversalmente molto di comune accordo per la progettazione, quindi siamo felici di questo risultato.